Benvenuti quindi in questa nostra sessione di Yano Stop sulla governance ed iniziamo con il primo intervento. Parlerà Eugenio Tamborlini e ci spiegherà il suo punto di vista sulla necessità di una regolamentazione normativa fino ad arrivare a un testo unico ad hoc. È docente di diritto civile presso la Scuola delle Professioni Legali e LUIS, nonché autore di numerosi scritti in materie giuridiche. Quindi do la parola a Eugenio Tamborlini che ci parlerà di rapporti per l'intelligenza artificiale e il diritto. Buongiorno, bentrovati. Sono ben contento di dare il mio contributo a questo evento. Parleremo dell'intelligenza artificiale e dei suoi rapporti con il diritto. Il primo artefice del concetto di intelligenza artificiale è stato Alan Turing, che ha studiato le differenze tra il sistema di elaborazione tra il cervello umano e quello delle macchine. I suoi studi sono stati chiamati intelligenza artificiale, quindi per la prima volta è stato utilizzato questo tipo di locuzione. Però, a mio avviso, il vero padre dell'intelligenza artificiale può essere considerato Isaac Asimov, che ha inventato il termine robotica e il concetto interazione tra uomo e macchina, che è ampiamente illustrato nella sua raccolta di racconti, Io, Robot. Ed è stato Asimov a avvertire l'esigenza di dettare delle prime rudimentali regole, implicitamente quindi affermando l'esigenza di uno stretto rapporto tra intelligenza artificiale e diritto. E si tratta delle cosiddette leggi della robotica. La cosiddetta legge zero, che è stata in realtà emanata come quarta dopo le prime tre, dice che un robot non può recare danno all'umanità, né può permettere che a causa del proprio mancato intervento l'umanità riceva danno. La legge 1 applica lo stesso concetto all'essere umano, al singolo essere umano. La legge 2 invece dice che il robot deve ubbidire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché questo non lo porti a violare le due leggi precedenti. E la legge 3 dice che il robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non conflitta con le leggi precedenti. Le tre esigenze in funzione delle quali queste leggi sono state elaborate, sono quindi la sicurezza, la prima legge e la legge 0, il servizio, la seconda legge, e l'autoconservazione dei sistemi di intelligenza artificiale. Asimov pone quindi l'essere umano al centro del sistema e lo pone in una posizione sovraordinata rispetto alla macchina, perché un chiaro corollario della terza legge è che tra l'esistenza del robot e quella dell'uomo prevale quest'ultima, così come un corollario della seconda è che tra l'esistenza del singolo uomo e quella dell'umanità prevale l'umanità. Anche il cinema e la TV hanno offerto diversi esempi di intelligenza artificiale, per citarne solo alcuni: Guerre Stellari con i robot di 3P0 e C1P8, o 2001 Odissea nello spazio con il computer HAL 9000, Terminator, famosissimo, e ancora Supercar con la macchina KIT, e il film con Alberto Sordi, Io e Caterina. Ora, in tutti questi casi si assiste ad una umanizzazione del sistema di intelligenza artificiale e ciò avviene non tanto per le sue sembianze, perché ad esempio i robot C1 o la macchina non sono antropomorfi, ma perché lo spettatore è indotto a ritenere che queste macchine possiedano una propria coscienza e quindi una propria personalità. Questo accade perché si è soliti attribuire tali caratteristiche a chiunque riesca a formulare e ad esprimere a voce un ragionamento compiuto, proprio come fanno questi sistemi di intelligenza artificiale. Al punto che, guardando l'episodio in cui Kit ha un brutto incidente, la famosa lucina rossa sul cofano si spegne, fummo tutti rattristati, ma di quella tristezza collegata alla morte di una persona, non alla rottura di un oggetto, con il relativo sollievo quando poi la lucina rossa riprese a brillare. Questa personificazione del sistema di intelligenza artificiale, che ripeto, prescinde dalle sue sembianze antropomorfe, porta a chiedersi se tale sistema possa essere o meno considerato un soggetto di diritto. E ciò sia dal punto di vista della titolarità dei diritti. Ad esempio, Caterina avrebbe potuto invocare la corretta applicazione dello Statuto dei lavoratori per gli orari pesanti di lavoro a cui Alberto Sordi la costringeva? E sia dal punto di vista della responsabilità civile,
la macchina Kit, quando andava a salvare Mike per trarlo, per dargli apporto, per dargli aiuto e ci andava autonomamente, se avesse causato un incidente avrebbe risposto dei danni? Oppure anche dal punto di vista penale, Terminator e il computer HAL 9000 avrebbero potuto essere processati per omicidio e condannati? Le leggi di Asimov non arrivano a tale livello di capillarità. E l'argomento della responsabilità appare senz'altro quello più urgente da disciplinare, visto che sono già in produzione diversi modelli di veicoli a guida autonoma. Il fenomeno della responsabilità, inoltre, va osservato anche dal lato passivo dell'evento. Se qualcuno uccide, o meglio distrugge, volontariamente un Aibo, il cagnolino robot della Sony, il proprietario potrebbe chiedere anche il risarcimento dei danni non patrimoniali, come se fosse morto un vero animale verso il quale si provano sentimenti? Powell, il protagonista di uno dei racconti di Asimov, non avrebbe avuto dubbi, visto che una volta è scappato dalla finestra di una casa in fiamme, in mutande, portando con sé soltanto il pesantissimo manuale di robotica, e l'autore precisa che se fosse stato costretto a scegliere avrebbe rinunciato alle mutande. La nostra è una società regolata da leggi, la cui osservanza, secondo il pensiero di Cicerone, è necessaria affinché ciascuno di noi possa essere libero. Occorre però fare le necessarie distinzioni per trovare il giusto equilibrio, la giusta misura tra un sistema eccessivamente restrittivo e sanzionatorio e il suo opposto, troppo permissivo e assolutorio. Il problema, come sempre avviene in campo giuridico, è quale sia l'approccio preferibile da scegliere. È possibile che si opti per il varo di un codice dell'intelligenza artificiale nel quale racchiudere tutte le norme che disciplinano questa materia. Il fenomeno però è già molto esteso e diversificato per quanto riguarda le diverse applicazioni che ne vengono fatte e che fanno parte della nostra quotidianità. Alcuni esempi: ci sono gli androidi conversazionali che sostituiscono l'uomo nei colloqui di lavoro e quindi nella scelta dei futuri dipendenti o hanno funzioni di receptionist. C'è il riconoscimento facciale, un algoritmo alla base della macchina della verità utilizzata in America in ambito penale. Ci sono i famosi assistenti virtuali, Google Now, Alexa, Siri, i navigatori satellitari, le chatbot che sono robot che parlano ai clienti come filtro prima di poter parlare con il famoso operatore. I sistemi anticrimine dietro i meccanismi che regolano le telecamere negli aeroporti o le prevenzioni delle frodi per l'uso delle carte di credito, ancora la domotica, le auto intelligenti, le cosiddette smart card. Quindi c'è un'eterogeneità di questi sistemi che insieme alla loro continua evoluzione rendono molto difficile conciliare il tutto con una regolamentazione analitica contenuta in un unico corpo normativo. Noi dobbiamo considerare che per funzionare l'intelligenza artificiale ha bisogno di tre elementi e quindi degli algoritmi sofisticati, grandi quantità di dati, più un terzo elemento che vi dirò dopo. E configurare quindi la responsabilità del produttore di un sistema di intelligenza artificiale il cui malfunzionamento abbia causato un danno potrebbe sembrare una buona soluzione se il malfunzionamento è riconducibile all'elaborazione degli algoritmi. Al tempo stesso, la maggior parte dei sistemi di intelligenza artificiale è programmata per imparare in funzione dei dati che le vengono immessi dall'utente e quindi un'altra soluzione, non necessariamente alternativa, ma parallela, potrebbe essere quella di configurare una responsabilità oggettiva del proprietario o dell'utente del sistema di intelligenza artificiale, così come avviene già per il proprietario di un'automobile ai sensi dell'articolo 2054 del Codice Civile. E poi sarà possibile applicare queste semplici regole in funzione della singola fattispecie concreta. Finché rimaniamo in tema di responsabilità, non dovrebbero sussistere ulteriori elementi. Sotto il profilo soggettivo si tratterà necessariamente di colpa, non possiamo pensare al dolo, non possiamo attribuire a una macchina un'intenzione, neanche al dolo eventuale, cioè che la macchina abbia consapevolmente accettato di correre un rischio. E sotto il profilo oggettivo, le norme già in vigore potranno agevolmente essere applicate anche ai casi di sistemi di intelligenza artificiale, eventualmente con piccoli adattamenti ad hoc. Al momento, fin quando mancherà una regolamentazione specifica, ai produttori non resterà che affidarsi alle clausole di limitazione della responsabilità. E basta dare un'occhiata alle condizioni generali del contratto di Alexa per capire di cosa si tratta.
Anche in ambito di responsabilità contrattuale, e cioè i rapporti tra il produttore venditore del sistema e il suo acquirente fruitore, ci sono già le norme sui vizi della cosa venduta che possono tranquillamente regolare la vicenda. Quindi, sotto questo profilo, non sembra utile al momento varare un testo unico dell'intelligenza artificiale, che anzi rischierebbe di appesantire un sistema normativo già di per sé corposo. E laddove invece si può intervenire con pochi correttivi sull'impianto normativo già esistente, che non solo è ben consolidato, ma si basa soprattutto su saldi principi giurisprudenziali. Più variegati sembrano invece i profili relativi all'eventualità che il sistema possa essere titolare di diritti. È configurabile in un prossimo futuro una disposizione testamentaria in favore di un robot, o la sua adozione? O un atto notarile sottoscritto da una parte per il tramite del suo robot munito di regolare procura? O ancora un atto notarile stipulato attraverso una piattaforma digitale che abbia preventivamente accertato senza alcun dubbio l'identità di tutte le parti, svolgendo quindi una fase dell'attuale compito del notaio? Oggi molti di noi si affidano a sistemi gestionali sempre più evoluti. E se un domani uno di questi prendesse il posto di un amministratore della società? O ricoprisse il ruolo di esecutore testamentario o di trustee? Al momento, io sono il primo a riconoscerlo, sembra soltanto fantadiritto, ma non dimentichiamo che è stato recentemente aggiunto al codice penale un reato, il revenge porn, che non dico ai tempi del codice Rocco, ma nemmeno 15 anni fa sarebbe stato preso in considerazione come un'esigenza socialmente avvertita. A conferma di questo, della velocità a cui stiamo andando, nel 2014 una società giapponese ha nominato un'intelligenza artificiale chiamata Vital membro del proprio CDA con diritto di voto. E nel 2016 una società finlandese ha nominato un robot chiamato Alicia T, componente del team direttivo. Questo robot aveva anche capacità conversazionali e quindi riusciva ad interagire con i componenti del team. Insomma, non ci siamo ancora arrivati, ma ci stiamo avvicinando. La nostra vita quotidiana, che è regolata da leggi, è anche sempre più permeata di strumenti tecnologici, il cui utilizzo deve essere anch'esso regolato da leggi e disciplinato, quindi sotto il profilo giuridico. Questo fenomeno può spaventare in alcuni casi, penso all'algoritmo alla base del funzionamento della macchina della verità, il cui meccanismo può privare una persona della libertà personale, o all'altro algoritmo che si sostituisce all'uomo per le valutazioni dei colloqui di assunzione, influendo quindi anche sul destino di una persona. Tale processo, però, e di questo dobbiamo prendere atto, è irreversibile. Secondo Asimov, qualsiasi innovazione tecnologica può essere pericolosa. Secondo lui lo è stato il fuoco e lo è ancora il linguaggio. E entrambi sono ancora pericolosi, ma, dice l'autore, nessun uomo potrebbe dirsi tale senza il fuoco e la parola. Anche nell'ambito del diritto, pertanto, non dobbiamo scartare inorriditi a priori tali fantaipotesi, anche se adesso possono sembrare irrealizzabili. Da quel fatale giorno in cui fetidi pezzi di melma fuoriuscirono dalle acque e urlarono alle fredde stelle «Io sono l'uomo», per citare il professor Frankenstein di Mel Brooks, tutto quello che è stato conquistato dall'umanità in ogni ambito solo pochi decenni prima sembrava impossibile. E il diritto si è sempre adeguato alle abitudini dell'essere umano, che via via si modificavano. Ciò è accaduto per effetto dello sviluppo sociale e culturale, si pensa alle uguaglianze apportate dalla Costituzione, e del progresso industriale, considerate che nel codice del 42 per la prima volta sono apparse le parole imprenditore e industriale, mentre nel codice del 1882 si chiamavano commercianti. E ovviamente nel processo in campo tecnologico si pensa alla possibilità di tenere adunanze delle assemblee in videoconferenza o si pensi al codice della strada che è solo del 1933. Prima non c'era bisogno perché il trasporto privato era pressoché inesistente. Poi i processi in campo medico, i progressi che portano addirittura alla possibilità di redigere il testamento biologico. Come il progresso, anche il diritto è fatto dagli uomini. L'intelligenza artificiale è solo un insieme di algoritmi e nulla a che vedere con l'intelligenza umana. Secondo Asimov, il cervello umano è il pezzo di materia organizzato nel modo più meraviglioso di tutto l'universo conosciuto. È questo il terzo elemento di cui necessita l'intelligenza artificiale per funzionare, l'intelligenza umana.
Se l'intelligenza artificiale verrà creata, programmata e utilizzata per scopi utili e positivi, non ci sarà bisogno di grandi interventi normativi e quindi di un testo unico, di un codice, ma saranno sufficienti semplici integrazioni delle norme già esistenti. Sempre Asimov, però, ricordava che l'aspetto più triste della vita in questo momento è che la scienza raccoglie conoscenza più velocemente di quanto la società raccolga saggezza. La frase è drammaticamente attuale per essere stata pronunciata più di 30 anni fa, ed entrambi gli aspetti devono farci riflettere. Vi ringrazio per l'attenzione. Ringrazio Eugenio Tamburlini. È stato molto interessante l'interrogativo se il sistema di intelligenza artificiale è soggetto di diritto e quali sono le responsabilità.